Fuori i nomi, il regista Roberto Faenza, ci sono almeno una decina di attrici italiane che sono andate a letto con Weinstein per avere una particina in un suo film. Tutti sapevano, Asia Argento? Deve dire chi è il regista italiano che l'ha molestata, il caso esce solo ora per distrarre dalle malefatte di Trump. Ma se a lanciarlo sono stati i due giornali più anti-Trump d'America, New Times e New Yorker e meno. Racconta oggi il regista e sceneggiatore Roberto Faenza ad Alessia Grossi del Fatto Quotidiano. Trovo abbastanza raccapricciante che siano stati tutti zitti per anni. Perché credimi, se sapevamo noi italiani che tipo era Harvey Weinstein, negli Stati Uniti non poteva non esserne a conoscenza e l'intera Hollywood è un'arma di distrazione da Trump. Evidentemente ignaro del fatto che il caso è stato lanciato dai due giornali più duri con il presidente, New Yorker e New York Times, Faenza regala però un'interessante statistica, e ce ne sono anche altre, almeno una decina tra le attrici italiane che sono state a letto con lui per avere anche una particina in un suo film. Il che significa che tutti sapevano. E su Asia Argento che accusa anche un fantomatico regista, attore italiano, quando si lancia un'accusa del genere dovresti fare anche il nome. Trovo grave anche in questo caso è l'omertà dell'ambiente. È come se si svegliasse Biancaneve e scoprisse che uno dei nani è un delinquente. Ma dove erano tutti? Io gli darei un Oscar proprio ora a Weinstein, pensi un po'.